Vede, io sarà penso la settima o ottava volta che in questo studio mi confronto con il dottor Breghece e francamente non ci avevo mai creduto in quello che lui in questa sede ha predicato e sta predicando anche stasera. Però negli ultimi giorni si è aggiunto un aspetto che mi convince sempre di più che non posso credere a quello che con molta tolleranza, con molto senso di solidarietà, vuol far passare il messaggio il dottor Breghece. Perché il dottor Breghece è l'imam del Trentino e anche dell'Alto Adige. E nei giorni scorsi i carabinieri dei ROS hanno arrestato sette pericolosi terroristi Sì, ma islamici avevano a che a fare con uno su Merano, una moschea, per l'amor di Dio. e uno lo hanno arrestato di poco distante da una moschea di Merano. Noi come possiamo credere che il dottor Breghece non sapesse nulla? Che sotto... No, 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 fermi, fermi qua. Pesante, Fermi qua. Beh, censura. posso dire Prego, quello che prego. penso o non No, posso no, dire lo quello che penso? sottolineo Come per dovere possiamo di... credere... Sì, vedete che lei faccia giustamente il suo lavoro, io faccio il mio. Come possiamo credere che all'interno della nostra regione ci sono sette arresti hanno fatto a Bolzano, in provincia di Bolzano, soggetti che sono accusati di forti legami con il terrorismo internazionale? E la nostra comunità Noi islamica, chiediamo... Sì, un prego. attimo, islamica non sapeva nulla. Se il dottor Breghece avesse fatto nei giorni precedenti, o se facesse nelle prossime settimane, il nome di qualcuno, che ce ne saranno degli altri, sicuramente più o meno collegati al mondo del terrorismo, al mondo al mondo integralista, noi gli crederemmo, ma non gli possiamo credere, perché lui viene qua, ci fa i sermoni, ci fa le prediche, e dopodiché sotto la sua giurisdizione della comunità islamica nascono questi soggetti. Noi non possiamo crederci. Poi dice che è colpa della guerra in Siria. Io leggo questo giornale, Corriere della Sera, quindi penso al netto di ogni speculazione Della politica Bibbia. di ieri, prego. Non è Prego, prego, democratico il Corriere della Sera. prego Fugato. Franco Venturini scrive: noi non dobbiamo sottometterci né alla paura né a una illusoria mancanza di reazione. Se la Francia viene colpita, non è perché bombarda l'ISIS in Siria. Breghece ci ha detto l'opposto adesso. È perché ospita una comunità musulmana di oltre 5 milioni di persone, spesso poco integrata, spesso emarginata. Ecco allora il terreno di coltura che serve all'ISIS per seminare odio e morte. Ecco il grimaldello che può destabilizzare la società di un grande paese. Cioè dice che non reagiscono così perché la Francia ha bombardato in Siria. Dice che è perché c'è una comunità che è poco integrata, Il e questa è una fallimento scusa, e dell'integrazione in questa è una scusa, è Francia. la scusa che abbiamo sentito in questa fase dal dottor Breghece, che non è credibile.